Buonasera a tutti, bentornati alla Striscia Filosofica, condotta e curata da me, Luca Taddio, in sinergia con Mimesis Edizioni. Continuiamo i nostri dibattiti sulla filosofia della scienza oggi, a partire da dei libri che sono stati pubblicati dalle edizioni Mimesis. E questa sera sono molto contento perché come ospite c'è, oltre che una giovane e brava docente, anche un'amica, che è Domenica Bruni, che insegna psicologia evoluzionistica all'Università degli Studi di Messina. Ciao Mimma. Buonasera a te Leonardo, buonasera a tutti. Allora, Mimma ha pubblicato con le edizioni Mimesis Politici Sfigurati, che è un libro che io anche ho avuto il piacere di recensire qualche tempo fa, che è un libro del tutto particolare perché propone in qualche modo un'applicazione degli strumenti delle scienze cognitive a un terreno che apparentemente sembra fuori da questo genere di studi, che è appunto la politica e la comunicazione politica. Quindi la prima domanda che ti voglio fare, che è la domanda più banale ma probabilmente appunto la prima che può venire, è come mai l'hai chiamato politici sfigurati, che cosa vuol dire quello sfigurati accanto alla politica? Sì, senza dubbio, diciamo, la tua domanda è molto pertinente perché è necessario anche spiegare il modo in cui uso la parola sfigurati, perché non l'utilizzo certamente col suo significato letterale, quindi non lo uso al posto di, ad esempio, sfregiato o deturpato nell'aspetto, ma utilizzo questa parola in un senso metaforico. È come se noi, diciamo, per un attimo sostituissimo la parola sfigurati la parola smascherati. Lo smascheramento dei politici è consentito nel testo grazie alla comprensione dei meccanismi che sottendono proprio il modo in cui il linguaggio figurato prende forma nella nostra mente. Quindi appunto quello che emerge dal libro è un ritratto della comunicazione politica come di una pratica sociale, come siamo abituati a pensarla, però di una pratica sociale impegnata in complessi racconti metaforici. Insomma, se da un lato l'elettore è spinto a comprendere e interpretare questi racconti metaforici, dall'altro lato i politici sono appunto coloro che mettono in scena queste rappresentazioni, questi racconti. Quindi in un certo senso i politici hanno una sorta di copione, un copione che segue le regole del linguaggio figurato. Senza dubbio la politica è senz'altro una questione di comunicazione pubblica, come negarlo? È senz'altro questione di comunicazione mediatica, così come amano recitare i comunicatori di professione, però è soprattutto anche una questione di idee, e di come soprattutto le idee prendono forma all'interno della nostra mente. E di norma le opinioni politiche prendono forma proprio attraverso il linguaggio figurato, ed ecco che sfigurare proprio i politici significa svelare il meccanismo della formazione delle opinioni. Senti, tu più volte nel libro fai riferimento a questo concetto che per un lettore non esperto, me compreso, può non essere completamente chiaro, che è il concetto di ragione e di umore. Non puoi spiegare a chi ci ascolta che cosa intendi, visto che è un concetto che critichi, di cui discuti in tutti i corsi del libro? Sì, anche questo concetto ha bisogno di un chiarimento, perché appunto io lo critico all'interno del libro, e può essere un po' una cosa che sorprende, perché noi siamo abituati ad accostare, diciamo, la parola illuminismo, illuminista a qualcosa di positivo. In realtà io prendo in prestito questo termine dal linguista americano George Lakoff, che è uno dei principali linguisti appunto che si occupa di linguistica cognitiva, e lo usa questo termine nel suo libro Political Mind. Parla proprio appunto di una concezione della ragione illuministica, che però secondo Lakoff andrebbe abbandonata perché porta con sé degli assunti erronei, ossia la ragione illuministica ha delle caratteristiche che però non corrispondono a come la mente realmente funziona, e quindi a come le scienze cognitive dicono che funziona appunto la mente. Se mi permetti posso, diciamo, fare qualche esempio giusto per capire perché la ragione illuministica non va bene. Innanzitutto la ragione illuministica sostiene che il pensiero sia totalmente consapevole. Ecco, questa è una concezione sbagliata, così come ci testimoniano le scienze cognitive, che appunto nel loro programma di ricerca sostengono che in realtà circa il 98%
l'8% del pensiero sia inconsapevole, e senza dubbio scoprendo e cercando di, capendo il meccanismo delle funzioni cognitive, senza dubbio noi siamo in grado di riportare alla consapevolezza alcuni meccanismi che per noi sono inconsapevoli. Però un altro caratteristica che la ragione illuministica afferma è che la mente sia scevra dalle emozioni. Ecco, sappiamo quanto questo assunto sia falso. Le emozioni in realtà non sono un bastone tra le ruote della razionalità, al contrario, basta semplicemente citare il libro di Antonio Damasio, ad esempio L'errore di Cartesio, in cui Damasio analizza una serie di casi in cui i soggetti affetti da particolari patologie o da lesioni cerebrali che non consentono ai soggetti ammalati di provare delle emozioni, ci rendiamo conto come in realtà la mente di quei soggetti non sia affatto una mente iperrazionale. Al contrario, i soggetti, non essendo in grado di, ad esempio, di capire cosa piace o cosa meno, o cosa non piace, non sono in grado ad esempio di compiere delle decisioni razionali. E questo è anche un altro assunto che dobbiamo abbandonare, così come un'altra cosa, un'altra concezione sbagliata della ragione illuministica è quella di considerare il pensiero come qualcosa che riflette il mondo. In realtà anche questa concezione è sbagliata, perché è vero che all'interno della mente viene elaborato il pensiero, però è anche vero che la mente riflette il mondo solo in quanto passa attraverso la nostra esperienza corporea, e quindi occorre un'ulteriore mediazione della realtà che non avviene solo all'interno della nostra scatola cranica. Senti, e ovviamente il tuo libro è una prospettiva di ricerca scientifico, tecnico, però io posso dirlo perché l'ho letto, è un libro che scorre molto facilmente, un libro che si legge in modo estremamente piacevole e anche estremamente attuale, per cui per quanto rappresenti una ricerca appunto specialistica, soprattutto in un tempo come questo in cui per esempio stiamo per andare alle elezioni, no? Che sembra una scemenza, ma dopo quello che hai detto uno si chiede come si applicano tutti questi tuoi concetti a un terreno come questo, e una domanda banale è quanto contano a questo punto, alla luce dell'analisi che fai, le idee in politica. Senza dubbio le idee contano. La cosa che si comprende è che non conta la mera elencazione di fatti. Ecco, non conta, non è molto incisivo per un politico, ad esempio, elencare le serie di leggi fatte o le serie di tasse applicate da un determinato governo. Contano senza dubbio più le idee, ma come dicevo prima, conta più il modo in cui le idee si formano all'interno della nostra mente. Quindi accade, diciamo, che nel momento in cui facciamo nostra un'idea, in realtà, noi compiamo una vera e propria operazione di inquadramento all'interno proprio di schemi concettuali, che in realtà già possediamo, in un certo senso fanno parte del nostro corredo biologico. E Lakoff definisce questi schemi mentali col termine di frame. Senza di essi l'intera realtà sarebbe poco comprensibile. Faccio anche questa volta un esempio, perché gli esempi spesso tornano utili anche per comprendere quello che stiamo dicendo, ed è un esempio un esempio che ormai è diventato famoso nella letteratura della linguistica cognitiva. Ad esempio, se io pronuncio la parola elefante, e la parola elefante evoca un frame, un determinato frame, quindi porta con sé proprio una visione del mondo, e nel quadro di riferimento degli elefanti ecco apparire le proboscidi, le orecchie pendule, la loro stazza, ahimè anche il circo, perché appunto sono animali utilizzati nel circo. E quando qualcuno mi chiede di non pensare a quel concetto, di non evocare appunto il concetto elefante, in realtà nel momento stesso in cui mi chiede di non pensarci, in realtà il solo pronunciare questa espressione evoca una serie di quadri di riferimento. Ed ecco che ai nostri politici potremmo dire che, per essere più incisivi, forse sarebbe meglio non utilizzare i frames degli avversari e neanche di usarli per negarli, perché comunque sarebbero evocati lo stesso. Si vorrebbe riuscire a spiegare il frame ai nostri politici, secondo me è duro. Nel tuo libro esponi una tesi, discuti un concetto che è difficilmente afferrabile per chi non si è mai dedicato a studi come i tuoi, cioè l'idea che il corredo biologico, cioè come la nostra natura, come siamo fatti, possa in qualche modo
spiazzare per le scelte politiche. È vero? E in che misura è vera questa cosa? Sì, anche per spiegare questa affermazione, cioè che il nostro corredo biologico influenza le scienze politiche, ecco, non voglio apparire una eccessiva, diciamo, riduzionista o una determinista, diciamo, anche nei comportamenti politici, non è questo l'intento, però per spiegare questa affermazione anche questa volta è necessario ricorrere ai frame, perché appunto attraverso i frames la nostra mente crea un canale privilegiato di lettura e di comprensione degli avvenimenti politici e questo influenza la percezione della realtà e influenza anche le nostre preferenze di voto. E per esempio, visto che parliamo di politica e di metafore, potrei dire che un buon candidato, diciamo, per essere eletto frame biologicamente fondato, potrebbe essere quello della moralità come purezza. Per esempio, questo frame rappresenta una sorta di euristica, di scorciatoia per costruire i nostri rapporti sociali. Per esempio, quando noi mangiamo un cibo guasto, proviamo disgusto. Quando invece mangiamo un cibo, diciamo, sano, proviamo un senso di benessere. Questa è un'esperienza comune, no? Che facciamo quotidianamente. Però alcuni studiosi proprio interessati alla formulazione di una teoria naturale, una teoria naturalistica della morale, affermano proprio che le sensazioni di disgusto potrebbero costituire un fondamento naturale, un fondamento biologico per la costruzione di molti sistemi etici. E sono queste, diciamo, affermazioni a condurre alla formulazione di comuni metafore che hanno a che fare con la moralità come purezza e all'immoralità come marciume. Pensiamo ad esempio quando noi diciamo: hai fatto una scelta, diciamo, hai fatto una cosa gradevole, no? Hai fatto una scelta gradevole, oppure quando diciamo sei un essere disgustoso, no? Sono sempre, diciamo, metafore che hanno a che fare con il nostro modo di percepire la purezza e ciò che non è puro. Così, ad esempio, può capitare che quando proviamo paura, quando va via la luce, o proviamo un senso di benessere quando la luce ritorna. Ecco, anche in questa esperienza, in questo modo con cui noi facciamo esperienza della nostra quotidianità, anche qua si possono radicare proprio metafore che hanno a che fare con la morale. Pensiamo ad esempio a un'azione limpida, un'azione trasparente, o non so, una scelta appunto che non è trasparente. Quindi credo che questo testimonia, questo così come tantissimi altri esempi, testimoniano la forte presenza della biologia, di come noi siamo fatti, anche nella formulazione di sistemi etici e morali. Qualche tempo fa mi pare che era stato fatto questo esperimento, no? Che è stato pubblicato su Science, che legava il disgusto alimentare al disgusto sì. morale, che immagino è quello più tu facevi. Sì, mi riferivo, sì. E si attivavano le stesse aree cerebrali di fronte a... E poi vabbè, anche queste sono cose che sono state messe in discussione per vari motivi. Senti, a proposito di morale, visto che tu un libro che si dedica anche al concetto di comunicazione politica, come abbiamo detto, c'è secondo te un momento in cui la comunicazione politica può diventare immorale, e se sì, quando viene superata questa soglia della moralità della politica? Sì, c'è sicuramente un momento in cui la comunicazione politica può diventare immorale. Vorrei fare però, diciamo, un passo indietro per arrivare a questo concetto, un breve passo indietro. Ciò che è interessante è notare come in realtà in politica non ci sia una morale neutrale, proprio perché non esiste una morale fatta così. Non esiste una morale neutra, nel senso che le persone diverse vedono in maniera diversa cosa è morale e cosa non lo è. Faccio degli esempi, no? Anche questa volta. Alcuni ritengono che la moralità coincida con l'obbedienza, quindi si è morali quando si obbedisce a delle leggi o a delle norme. Altri ancora ritengono che la morale sia una questione di scambio, cioè una sorta di equilibrio tra azioni buone che ci rendono, diciamo, ci redimono, e azioni negative che ci rendono colpevoli. Altri ancora, come ad esempio se io dovessi descrivere la mia morale personale, è quella di far coincidere la morale con il senso di responsabilità verso gli altri e con il senso di cura. Una volta che si è compreso questo concetto, si può affermare che sicuramente la comunicazione politica non veicola una morale neutra, perché non esiste una morale neutra. Però senza dubbio io penso che la comunicazione politica può diventare immorale
quando si comunicano cose immorali. Io credo che innanzitutto in politica sia immorale mentire, e credo che la menzogna, detta per recare un vantaggio personale e per svantaggiare, nel nostro caso, chi vota, no? Chi vota il politico, sia immorale. Ovviamente basta guardarsi intorno, molti non la pensano così, ma io sono convinta del contrario. Dovresti andare a spiegare a Berlusconi questa cosa della menzogna. Faresti un successore. Sì. La domanda, secondo me, fondamentale a questo punto, rispetto a tutto quello che ci siamo detti, è lo sfondo su cui tu ti muovi, cioè cercare di capire, di spiegare nel poco tempo che abbiamo a chi ci ascolta che cosa si intende con quella locuzione che è scienze cognitive. Cioè, oggi uno scienziato cognitivo di cosa si occupa? Sì, Leonardo, se io dovessi dare una definizione, diciamo, sintetica di cosa sono le scienze cognitive, potrei dire che le scienze cognitive sono un programma di ricerca interdisciplinare, penso che questa sia la parola chiave delle scienze cognitive, quindi un programma di ricerca interdisciplinare che tenta di, perché appunto sono tentativi, a volte riusciti, a volte diciamo ancora in via di successo, diciamo, tenta di investigare, di analizzare l'eccezionale complessità quasi da capogiro della nostra vita mentale. E credo che perché la parola chiave è interdisciplinarietà? Perché innanzitutto ne viene fuori, secondo me, un modello di cooperazione scientifica da seguire. Poi perché finalmente ci si libera dall'incubo della settorialità, perché la conoscenza umana è spesso relegata nei settori, nelle singole discipline, mentre in questo modo c'è una sorta di commistione. E le discipline che cooperano, diciamo, in questo, che partecipano del programma di ricerca delle scienze cognitive sono tante, ad esempio la filosofia della mente, le neuroscienze, l'intelligenza artificiale, l'etologia cognitiva, l'antropologia cognitiva, la psicologia cognitiva, e ogni disciplina con i propri metodi di indagine alla fine mette, diciamo, un tassello in più nella comprensione dei meccanismi che regolano il nostro pensiero, il nostro comportamento. Insomma, tentano di offrire una visione unitaria e integrata di ciò che anche molto genericamente spesso definiamo natura umana. Però io vorrei aggiungere una cosa, che le scienze cognitive non sono solo importanti perché rappresentano un'impresa teorica e una, diciamo, un esempio di collaborazione scientifica, ma credo che le scienze cognitive abbiano un impatto concreto sulla struttura proprio della nostra società. Perché dico questo? Perché senza dubbio ciò che fino a qualche decennio fa era una scatola nera, come il nostro cervello, i progressi sempre maggiori nella conoscenza delle funzioni cognitive, senza dubbio ci mettono più a portata di mano il fatto di una possibile riproduzione artificiale attraverso appunto modelli informatici o altro, e questa riproduzione, la riproducibilità delle funzioni cognitive sicuramente garantisce anche la possibilità di riabilitare quelle funzioni cognitive che per i motivi più diversi spesso sono compromesse. E quindi credo che scoprire come funzionano i processi della conoscenza, saperli riprodurre e riabilitarli quando sono compromessi, credo che rappresentino la vera sfida scientifica delle scienze cognitive, che ci diranno sicuramente qualcosa in più della natura umana, ma anche del modo in cui gli animali umani si relazionano agli animali non umani, quindi qualcosa in più anche delle relazioni che le creature viventi intessono fra di loro. Ricordo, perché mi piace ricordarlo, non fosse altro per campanilismo geografico, che tu lavori in un dipartimento di scienze cognitive che è all'Università di Messina in Sicilia, e sì, programmi d'avanguardia come quello che ci hai appena spiegato sono possibili anche in posti che secondo il luogo comune sono difficilmente contaminabili, invece qua è un caso appunto del fatto che eccellenze sono costruibili anche in posti che normalmente vengono visti come, chissà per quale motivo, di buchi neri della conoscenza. Questo è un luogo comune che va sfatato e va fatto anche se lavori come il tuo.
Sì, diciamo che Messina, se posso anche un po' tirare l'acqua al mio mulino, ma è una realtà, diciamo, oggettiva, credo che sia una vera eccellenza nelle scienze cognitive in Italia. Innanzitutto per le iniziative che animiamo, che portiamo avanti, noi abbiamo da circa 6 anni il CODISCO, che è un coordinamento dei dottorati italiani in scienze cognitive, e ogni anno tutti i dottorati italiani candidano i propri dottorandi e, diciamo, ogni anno ci sono tematiche diverse, però è una bellissima occasione di incontro, da qualche anno adottata anche dalle altre università, nel senso che noi siamo, diciamo, siamo vaganti, chi ci adotta, no? Trasportiamo questo modello anche in altre università. Abbiamo un corso di laurea magistrale in scienze cognitive, quindi credo che, diciamo, siamo attivi in questo senso, e sono attività, appunto, d'eccellenza che avvengono nel meridione, e di questo ne sono contenta, anche di farne parte. Senti, abbiamo ancora una decina di minuti, quello che io volevo chiederti è, questo libro di cui abbiamo parlato, Punti Studiati, non è il tuo primo libro, tu hai già scritto un libro in cui cerchi di fare una storia naturale dell'amore, al limite adesso ti dici anche due parole su questo. Quello che ti vorrei chiedere, visto che comunque si è parlato un po' del futuro, delle scienze cognitive, eccetera, come tu pensi di continuare le tue ricerche, c'hai già un progetto, un futuro libro, e quanto credi che sia ancora giusto e necessario fare questa sorta di applicazione delle scienze cognitive a campi che apparentemente non sono essi stessi oggetto immediato di una disciplina come questa? Sì, la domanda sul futuro è sempre un po' così emozionante, però io, diciamo, sì, in realtà il mio prossimo libro lo sto già scrivendo, nel senso che ho iniziato l'altro mio lavoro, che ha come tema la psicologia evoluzionistica, che è proprio la disciplina, appunto, che insegno a Messina. Credo che sia una disciplina importante anche per lo studio, soprattutto per lo studio del mentale, perché rappresenta il principale approccio evoluzionistico alla conoscenza, non l'unico senza dubbio, ma il principale. E la psicologia evoluzionistica parte da una, diciamo, da una constatazione fondamentale, ossia quella che qualche anno fa non era, diciamo, pacificata come definizione, insomma, come approccio, cioè che il sistema mente-cervello, al pari della nostra struttura corporea, quindi al pari delle nostre strutture fisiche, sia il prodotto della selezione naturale. E quindi la conseguenza di questa teoria, appunto, è che adottando un atteggiamento comprensivo della teoria dell'evoluzione per selezione naturale, potremo senz'altro arrivare a capire meglio il funzionamento della mente e di conseguenza anche a decifrare i comportamenti degli esseri umani. Il mio intento vuole essere quello di mostrare l'influenza dell'evoluzionismo sullo studio della cognizione. Naturalmente la psicologia evoluzionistica è un po' criticata sotto alcuni aspetti, quindi io tenterei anche di venire, diciamo, di lenire un po' tutte queste critiche, anche per diciamo, per inserire all'interno del modello esplicativo della psicologia evoluzionistica una teoria evoluzionistica che oggi viene definita estesa, quindi che mantenga il cuore della teoria della selezione naturale, però, diciamo, comprenda poi altri corollari. Per quanto riguarda l'altra questione che tu ponevi, ossia analizzare, descrivere alcune cose che erano lontane da questo genere di indagine, mi chiedevi questa cosa. Io penso che sia una cosa molto produttiva, nel senso che nel mio primo libro ho tentato di naturalizzare qualcosa che spesso è considerato impalpabile, evanescente ed estremamente soggettivo, come l'amore, che è un'emozione fondamentale che in particolari aspetti condividiamo anche con il resto del mondo animale. Quindi io nel mio libro ho voluto sottolineare anche questo, perché credo che gli esseri viventi vadano posti su una linea di continuità e non, diciamo, non gerarchizzati, e quindi anche con le emozioni poi, diciamo, il lavoro è quasi semplice, perché appunto le emozioni innate, le emozioni primarie sono comuni, no? Anche negli altri animali. Con la politica ho tentato ovviamente con l'aiuto di
di Giorgio Lago, nel senso che ho preso spunto dalle sue idee di naturalizzare anche questa volta un fenomeno considerato ipersociale e anch'esso soggettivo, che è diciamo demandato alla testa delle persone, alla testa dei soggetti. Ho tentato di naturalizzare la politica, quindi io credo che siano esperimenti positivi, così come lo è naturalizzare la morale o la coscienza, anche l'estetica. Ci sono questi tentativi anche, diciamo, insomma, molti testi su questo. Poi c'è tutta la questione, bisognerebbe capire, io come sai sono un appassionato della possibilità di naturalizzare la morale, quindi bisognerebbe capire se natura e bene coincidono, cioè se una cosa naturale è anche buona, lì è più complicato da comprendere. Magari un giorno una puntata anche su questa cosa. Senti, l'ultimissima cosa che ti chiederei è, visto che l'hai accennato e la cosa può essere interessante per creare connessioni anche con trasmissioni come quella che fa la nostra comune amica, che è Maria Giovanna, è in che senso l'amore non è soltanto qualcosa di umano, ma è qualcosa che condividiamo anche con animali e umani? Sicuramente io credo che la cosa principale sia stata proprio nel mio lavoro, la cosa che mi ha sorpreso è stata l'individuazione di alcuni vincoli naturali all'amore. In un certo senso forse mi sono fatto un po' il gioco facile, nel senso che individuare alcuni vincoli accomuna, diciamo, alcune esperienze, però è anche vero che individuare i vincoli di qualcosa non significa ridurre, in questo caso, l'amore ai vincoli stessi, ma senz'altro significa delimitarne l'esercizio. E ci sono alcuni vincoli, appunto, naturali che sono comuni all'esperienza amorosa. Sono vincoli che si rintracciano soprattutto nella scelta del compagno, del proprio partner, e sono vincoli, appunto, di natura genetica, vincoli di natura percettiva. E sono, diciamo, e in un certo senso anche nella scelta, in molti aspetti della scelta amorosa, abbiamo qualcosa in comune con il resto della natura, con il resto degli animali. Scrivere questo libro è stato, diciamo un'esperienza particolare. Diciamo che le critiche maggiori che vengono mosse sono quelle che, appunto, ridurre l'amore a vincoli naturali può fare in un certo senso perdere la magia di questo sentimento. Ci sentiamo quasi ingannati nel provarlo, perché spesso è questione di reazioni chimiche, di biochimica cerebrale, però io credo che, appunto, scoprire il meccanismo scientifico, come funzionano, come siamo fatti, credo che in realtà non fa perdere la magia delle cose, anzi, credo che li amplifichi, diciamo. Nel mio caso, diciamo, nel caso del libro, amplifica l'esperienza amorosa, anche perché è una cosa che ci accomuna al resto della natura. Sai che c'era Carmelo Bene che diceva che siamo degli immensi tubi digerenti, che tuttavia non ci deve spaventare. Io sono no. Scoprire che l'amore è qualcosa di naturale, non vedo perché debba togliere magia o tutto ciò che poi avviene in una seconda fase, no? Oltre la chimica. Senti, siamo fatti una bella chiacchierata di quasi mezz'ora, io sono parecchio contento, nel senso che secondo me siamo riusciti, sei riuscita, perché non ho detto niente, a far capire a chi ci ascolta. In che spero. Senso? Sì, io sono sicuro che è emerso come le scienze cognitive possono in qualche modo avere delle applicazioni del tutto inaspettate, perché non è per nulla scontato, è una cosa come la politica che spesso tendiamo a vedere come un'opinione, no? Io sono di quel lato, di quell'altro lato, io la penso così, la penso in quest'altro modo, posso avere invece dei vincoli naturali che permettono anche di decretare, questo mi sembra una cosa importante, quando uno sta superando una barriera, che è una barriera oltre la quale poi la politica stessa perde di senso, che secondo me è la politica che sfocia nell'immoralità, come tu ci hai detto. Allora a quel punto mentire non può più essere uno strumento politico, credo, ma diventa qualcosa che si fa all'interno della politica, ma che distrugge la politica stessa. Certo, sì. Tu nel tuo libro, lo dico perché l'ho letto, non prendo soldi se viene venduta qualche copia in più, lo spieghi veramente bene, quindi io
lo consiglio a quelli, a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Tra l'altro ha anche il vantaggio di essere un libro non troppo lungo, per cui si riesce a, a leggere facilmente. Io ti ringrazio, Mimma. Grazie a te, Leonardo, per averci dato la possibilità di parlare con te in questa rubrica, e ricordo a tutti che tra due settimane ci sarà una nuova puntata, sarà condotta da, dal direttore, dal condirettore di, che è Luca Taddio. Il più presto possibile cercheremo di comunicare il nome del prossimo ospite. Quindi io ringrazio ancora una volta Domenica Bruni, che ricordo essere docente di psicologia evoluzionistica, che a quanto ho capito sarà anche il titolo del prossimo libro. Sì, no? Esatto. Che possiamo dire esce con Carocci di Torone, sì. Ed esce nel 2000 Ma spero spero in quest'anno. Quindi appena iniziato. Quindi probabilmente in autunno ci ritroveremo per discutere anche di questo libro. D'accordo. Grazie. Grazie. Buonanotte.